Buongiorno a tutti, sono Andrea Ribaudo, sono un docente della Delez Academy che si occupa da tanti anni di packaging e logistica, avendo acquisito esperienza in varie aziende multinazionali. Sono Stefano Filippuzzi, docente al corso di alta formazione in packaging engineering e design. Sono Federico Elli, docente al corso di alta formazione in packaging engineering and design. Beh, è una confezione fatta in microonde, direi, neutra. Mi piace il fatto che sia neutra e che sia fatta in carta, perché in questo modo si può vedere l'aspetto ecosostenibile e ambientale, perché non ci sono inchiostri, quindi vuol dire che non è stato un processo produttivo inquinante, e il microonde è facilmente smaltibile, anche se c'è una piccola parte di polietilene, però direi che è ambientalmente interessante. Credo che questo sia un esempio di progettazione, di come un designer possa interpretare l'identità di un prodotto e di come possa interpretare il supporto che l'azienda utilizza per trasmettere il messaggio e il valore aggiunto che vuole veicolare attraverso il prodotto e la scatola che lo contiene. Sembra studiato bene, sembra studiato proprio per facilitare l'operativa delle persone, in modo tale che con dei semplici gesti, senza utilizzare collanti o altri materiali, riescono a assemblare la confezione, e poi il fatto che ci sia una parte visiva permette anche di poter riutilizzare il prodotto, quindi una doppia funzionalità per poter vedere il prodotto internamente, eventualmente per un'esposizione, e assemblando la confezione in modo manuale, senza particolare attrezzatura, direi. Un buono studio. Come è fatto? Direi che è fatto progettando, ovvero traducendo una serie di requisiti funzionali, tecnici, di comunicazione e materici in un oggetto tangibile. Beh, cosa fa? Vista la confezione, direi che protegge ottimamente il prodotto, che è una confezione che ha un sistema di ammortizzazione valido, per cui evita, in caso di trasporto e di urti, che il prodotto venga direttamente a contatto con il terreno. Quindi, secondo me, è un'ottima confezione di protezione e di salvaguardia del prodotto. Cosa fa? Beh, direi che contiene, mostra e parla. Contiene il prodotto e lo protegge, mostra il prodotto ma anche il marchio del produttore, e parla proprio dei valori che il produttore con quel prodotto, ma soprattutto con questa scatola in questo caso, vuole comunicare.